Stack mezawa yo muduse. E se prima ero solo io, ora sto con l'amico mio. E se arrivi qui anche tu, stringiamoci di più. Tutti pronti, partenza via, incomincia questa euforia. Prova a farti sentire, ridi sempre di più, ridi sempre di più. Non fermarti, lasciati andare. Stai con me da guaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, insieme a me, manchi solo tu, per riuscirci basta poco, ora muoviti di più, stack mezawa yo, il ritmo tu. E se prima eravamo noi, ora siamo sempre di più, prova a farti sentire, stai vivendo anche tu, stai vivendo anche tu, non fermarti, lasciati andare, stack mezawa yo, il ritmo. Piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me, manchi solo tu, per riuscirci basta poco, ora muoviti di più, stacco mezza guaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me, manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Renzo e Lucia, salve Don Peppino. I nostri promessi sposi. Sì. E Don Baldanza, io infatti stavo parlando adesso con Lucia, il fatto che domani noi ci sposiamo domani. Lo so, dite a me, ho già preparato la parrocchia. E lui deve celebrare le nozze. Ha preparato la parrocchia, sì. Certamente. E niente, volevo sapere l'orario con esattezza. Alle 10:30. 10:30. 10:30. L'avevo detto io. Grande. Allora possiamo arrivare verso le 11. E perché? Ma cos'è? Perché li spussi, mi arrivano in ritardo. No, li spola, fa aspettare. Se arrivi in ritardo, tu devi essere puntuale su l'altare. Beh, vado precisate. A proposito, una sottolineatura. Sì, sì. Ricordo che non avete fatto il corso prematrimoniale. No. Mi dispiace, Beppe, mo state ricordando male. È perché io l'ho fatto tutti i mercoledì, sono venuto puntuale, tutti. Io che sono con gli orari, non tanto mi sono trovato. Lui che non si è trovato con gli orari, ma non è lui che non è venuto. Vabbè, padre, non maldanzo, cioè, ho mandato a lei, ma fate riassunto, capito? Ho fatto riassunto. Che è che sono? Va bene, figliolo, attenzione. Però è un bravo ragazzo, Io vi ricordo che domani voi giurerete di amarvi e onorarvi finché morte non vi separi. Noi? Certo. Dobbiamo fare domani? Giurerete di amarvi e onorarvi finché morte non vi separi. Ah. Certo. Vabbè, chiedo scusa, ma il divorzio non è una buona alternativa? Effettivamente. Tu bestemmi. Sei un blasfemo. Sono Lorenzo, che blasfemo. Non capisco. No, sei blasfemo. Che no, ci vuol dire? È una bestemmia. Ma quale bestemmia? Ma io un sacerdote, che queste cose. Ma padre, io... Auf der Sonnenseite vor wie mir heißer stehen, muss dein Weg gehen, ist nicht am Übersehen. Zwei, drei Stunden von der Stadt ist wie mir nicht weit, liegt in der Einsamkeit, weil auch der Schnee. Am Post ist einmal gesehen, das dir nicht aus dem Sinn. Du möchtest wohnen in diesem heißen Trink. Auf der Sonnenseite hoch in der
stehen, muss dann Wegel gehen, ist nicht so nur das Sehen. Der Ulmer Winter war die was heißer weg, doch es gibt auf der Welt ein schöner Fleck. Auf der Sonnenseite vor dem heißen Stehen, muss dann Wegel gehen, ist nicht so nur das Sehen. Zwei, drei Stunden von der Stadt ist wie meine Frau, liegt in der Einsamkeit, weil auf der Schnee. Buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Sì, desidera. Desideri. Si sa. Sono venuto per quell'annuncio. Cioè, quell'annuncio che avete messo sul giornale. Quello particolare. Scusi, io non ho capito. No, facciamo finta di non capire. Scusi, questo è qua la ferramenta vostra? Sì. È chiaro, scusa, l'annuncio. Chiavi con solo 2 euro. Chiavi... Era, diciamo, troppo basso. No! Nanuccio! Non lo fare! Nanuccio, no. Mamma, pensa! Mi sono levato in bocca con dalla bocca per te, ma mi fai questo? Non lo fare, Nanuccio! O se proprio lo devi fare, aspetta, prima di farlo, tolti la giacca, che è quella giacca mia, ti sei messo la giacca mia oggi. Vabbè, ma pure i calzoni sono i tuoi. Vabbè, appunto. Giacca e calzoni! Si rovina, si rovinano! Aspetta, giovane, giovane, un minuto, aspetta, che ti butta, aspetta, un minuto, aspetta, aspetta, allora vai sopra, dai. No, il comandante, è meglio che va lei sopra. Il comandante devo badare alla folla, in queste situazioni tu sei più psico, va bene? Più? Sì, psico. Dici tu. Non c'è niente da vedere, va bene, non c'è niente da, da vedere. Se ti fai un passo mi butto giù. Aspetta, non gridare, non gridare nel caso. Mi butto giù. Nonna, questo fa di buttare giù. Perché? Ma quale motivo? Come butto? Come butto? Allunga la mano, allunga la mano. La mano, dammi la mano, dammi la mano, che ti passa. Non ti do la mano, mi devo buttare giù, la voglio far finita. Scusa, mi fai parlare a me. Non ho capito, la motivazione, perché non si deve buttare. Giusto la mamma, sta tua madre che sta piangendo per te. C'è tanta gente che ti vuole bene. Sì, lo so. Per piacere. Mi fai parlare, piacere, puntato. Come butto giù. Vabbè, vabbè, stai calmo, stai calmo. È una sede di Mileo. Sì, Mileo. Mileo. Una sede di Mileo. Che sì, Mileo. Tieni Mileo, ti. Per piacere, non tieni Mileo, va a te, no. Non me ne vado. Tieni Mileo, va a te, mi devo dare giù. Mi fai parlare, lascia i soldi. Non sono niente. Oh, la vita non è niente. Cioè, la vita è tutto, però... La... Cosa mi siamo stati? Non mi può, non mi può, passami la mano, passami la mano. Amici, non ti avvicinare. Dalla la mano in da... Ma no, tu solo che... Allora, ascolta. Ho un bel compito preciso, io ti devo portare giù con me. No. Vieni. Abbiamo finita. L'applauso. Ma sì, la devo far finita. Stiamo a fare un caso di inutile. Dammi la mano. Madonna, questa è la sedia di 5.000 euro. Non, mi piace queste cose. I brividi. Sono 5.000 euro, lasciami stare. Non voglio sapere queste cose. Per piacere, stai attento. Dammi la mano. Ah, no. Non i nervi mi sta facendo venire i nervi. No, tu mi fai allora, non c'è motivazione, t'ho detto, c'è tutto il mondo. Allora, ascolta, oggi, la giornata di oggi, lo vedi il sole, lo vedi le nuvole, quando le vuoi vedere più? Quando le vuoi vedere più? Abbiamo la salute con noi, a fare la sua andata. Facciamola finita. Che altro stai facendo? Ti faccio un assegno da 50.000 euro. 50.000. Qua? Sì.
Sei stata angurata. 50.000 euro. 50.000 euro. Me? Come ti chiami? Uccio. Eh? Uccio. Uccio. Due C che si trovano in Uccio. Metti. Questo 50.000 euro. E vatti. 50. 50.000 euro. Ma. Lascia mi buttare. Non trasferirmi. Non trasferirmi. Vatti, mo. Va. Vattene via. Senti. Vabbè. Ho detto vattene via. Sto capendo. Stiamo a parlare. Stiamo a ragione. Scusa. Non ho capito. 50.000 euro. L'ho notato. Allora facciamo una. Io l'accetto. Sì. Ma non vorrei che poi alla fine te la prendi e rimani male. Però fai una cosa. Per favore. Mo che arrivi giù. Stai il mio comandante. Beh. Non gli dire niente. Tu devi dire us, capi? Non si c'è nulla. Peluce, dai, che se mangi. Boh. Mi a posto il carnet, mi a posto il carnet. Allora, piano, metti a posto. Sta arrivando! Secca, mi piace, da che cosa vuoi? Che cosa vuoi fare? Ah, mi porto! E poi guarda, secca, fai un bel respiro, secca, dove sta il telefono? Nell'ingresso deve stare. Sei nuzzo, come? Sempre posto la cangena. Ma tu guarda. Pronto? Pronto? Pronto, dottore, buonasera, sono il dottor Cisternino, dalla Banca Popolare. Si ricorda di me? Veramente, considerato l'orario, non è che mi ricordo molto. Come no? Come? Ti sono fatto avere 5 secondi meglio perché te l'appartamento della camera. Ti ricordo di particolare, mo? Sì. Dico, sì. Sì, per piacere, un caso di urgenza. Mia moglie deve essere operata di appendicite. Per piacere, vieni subito. Appendicite? No, guarda che ci deve essere un equivoco, sicuramente. No, nessun equivoco. Quel mia moglie c'ha l'appendicite e deve essere operata urgentemente. Per favore, che quelli già stanno fuori dalla grazia di Dio, io sto calmo, ma quello sta nervoso, per piacere venite? Un momento, io mi ricordo perfettamente che ho operato sua moglie 3 anni fa di appendicite. Mi consente una battuta, ma io non ho mai incontrato una donna con 2 appendici. Scusi, lei ha mai incontrato un uomo con 2 mogli? Beh, se non si può fare, dove non si può fare che è difficile, va bene? Beh, siamo proprio bruciati, di cazzo sono qua. Va bene, arrivo, amore, sì. Amore, sto venendo. Non vengo. Scusa! Uno scusa, autista! Chauffeur! Busaiolo! Chiedo scusa, ma questo autobus va a Piazza Garibaldi? Facciamo proprio capolinea a Piazza Garibaldi. E il costo? Il costo, quello è il costo, 1 euro la corsa. Oh! Vabbè, e metti che vai piano piano. Sto buco, se devi salire, sale, dai. Carabinieri? Sì? Sì, sta qua. Un attimo glielo passo, un attimo. Collega? Oh. Per te. A me? Ti ha detto chi è? No, alla voce mi sembra una faccia nuova. Pronto? Chiami. Ciao, Mariolino. Da quanto tempo? Un sacco di tempo. Me? Ehi, ti devo dire una cosa. Ogni volta che incontro qualcuno che mi conosce, scusa, ma tu sei la figlia di Mariolino, sei la figlia di Mariolino. E io dico, magari avessi una mamma come Mariolino. A me è la stessa cosa. Sì? Scusi, la mamma di Antonella, io dico, magari. E poi sempre mi dicono, mi raccomando, saluto mamma. E io, sempre. Vabbè, tu per essere corretta, saluto ma sorta, non ti troverai mai male. Senti, e tuo marito come sta? No, non ne parliamo, guarda, sono agitata, sì. molto agitata. E che, com'è, che è successo? Stai in ospedale. In ospedale, avevo sentito bene che stavi in ospedale, che dicono? Ha avuto 3 mesi al massimo. 3 mesi al massimo. Certo che deve essere difficile.
Molto, molto difficile. Anche perché porto un mese di ritardo. Sì? Non voglio stare. Io mi devo organizzare. Giamma, metta a combacio. Siamo cazzati come serviti. Ma è la prima volta che sta così. Deve lasciare la macchina. Questo è un polpo, quando deve partire. Lo prendo sempre a 20 minuti. Salve. Per piacere. Quello appena entrato, subito è passato davanti a tutti. Ma che si crede di essere? Ehi, lascialo stare, lascialo stare. Quello è l'autista. Finalmente. Ehi, Mariolì. Ti ho beccato. Alle 12 te ne vai girando. No. Ti chiamo sempre, dai Mariolino, usciamo. No, fino alle 4 sto in banca, io alle 4 mi muovo. Beh, per cortesia, non è il momento di scherzare. Guarda, fai finta che mi vedi seduta nella banca. Tu stai in banca. Le 12 ne vai a fare shopping? Arrete, non ci shopping, mica shopping. No, sto cercando un cassiere. Un cassiere. La scorsa settimana alla banca ne avete assunto uno nuovo. Che è proprio a quello stiamo cercando! Capisci un po' che tutto questo ne sciuzza di sufficienza, ha fatto l'abbienza! Ha fatto l'abbienza! Ha fatto l'abbienza! Ha quel male di mamma, ciò che sto Ehi, che succede? Non so come ti vedo, ti vedo un po'. Che mangiate ieri sera? Fate una. Da ieri sono un po' così, diciamo, questa euforia viene spontanea. Non mi tenere sulle spine, scusi, che è successo? Ecco, no, diciamo felice da un lato perché. Da quale lato? No, da un lato, cioè per dire, da una parte sono felice perché ho come se uno avesse rotto il ghiaccio. Però, ecco, certe volte nella consapevolezza che. Sì, ma tutte queste. Andiamo alla saluto, che cosa è successo? Non mi capisci che cos'è il fatto. Ieri sera, finalmente, la prima volta, ho fatto l'amore col preservativo. Ah, e non sapevi come ti sei trovato? Mi trovavo meglio con le donne. Devo essere sincero, però. C'è la cosa proprio dentro. Ah, ma di che cosa hai fatto? Allora, niente, io ho rubato 20 euro. Hai rubato 20 euro? Rubato 20 euro. Figlio mio. E cosa hai fatto? E sì, come capita? Cioè, è la prima volta, voglio dire, non è che dici che. Ecco, perché mi sento come una cosa dentro, nel mio io. Se è la prima volta, non è proprio grave. E si può anche risolvere. Che 20 euro, non è che diciamo. Però, comunque, la prima non farlo. Allora fai una cosa, mo esci dalla chiesa, la prima persona che trovi, gli dai 20 euro. Perché? Come atto di penitenza, capito? E non lo farei più, si facere più, mi raccomando. Basta così, vado. E vai, va. Salve! Buonasera! Ma fa? 20 euro. 20 euro? Eh? Ma io prendo molto di più. 20 euro non bastano. Don Franco ha detto che basta. Che
che c'è? Entra Don Franco, è un cliente speciale. C'è l'abbonamento. Taxi! Anche per oggi è finita, ma domani ritornerà una nuova puntata che la giornata ti illuminerà di gioia, allegria infinita. Il tuo cuore si riempirà, il mood migliora la vita, che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pe, non me lo dire e fermati lì. Mani in alto e le mani giù, questo è il nuovo ballo del mood. E ce l'abbiamo fatta. Non è ancora finita, domani ritornerà una nuova puntata che ti riempie di felicità. La squadra della risata, barzellette in gran quantità. Il mood migliora la vita, che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pe, non me lo dire e fermati lì. Ce l'abbiamo fatta!